Ma no, sinceramente oggi abbiamo provato già da stamattina perché mi sentivo bene, poi andata via, abbiamo portato via di forza una fuga importante e poi nella valle c'è stato un po', sai, il classico... In pianura ti hanno la, la classica fagianata, chiamiamola così. Cioè? Sono rimasto un pochino dietro, ma in un momento proprio tranquillo della corsa e... davanti non o meglio si sono accorti che erano rimasti in tre, qualcuno ha fatto il buco, non so chi, non so perché, in un momento proprio stupido della corsa, e quando si sono accorti che si era spaccato la fuga hanno tirato dritto. Poi davanti noi avevamo Dario che si è fermato e ha tirato forte prima del mortirolo. Il problema è che avendo tirato la valle poi sul mortirolo non ero super super brillante, però ho avuto quei 5-6 minuti di crisi con Irte e Carti che si sono riagganciati davanti, io non sono riuscito a agganciarmi subito e poi l'ho pagata, però in realtà anche oggi mi sentivo bene, quindi voglio provarci ancora. Quale può essere l'occasione giusta secondo te, Giulio? Ah, adesso ogni giorno è un'occasione buona perché tutte le tappe sono dure e quindi vediamo, ogni giorno dove c'è il terreno proviamo. Sì, cazzo, abbiamo provato con tutta la squadra, no? A fare un bel ritmo, ma Richard e Finlay, anche Almeida, sono anche forti. Non avete fatto la differenza, però avete guadagnato qualche secondo su Almeida, sarà una sfida fino alla fine sui secondi. Sicuramente sì, ancora mancano belle tappe dure. Sì, bisogna provarci comunque sempre, siamo qui questa ultima settimana apposta per questo, per cercare ogni occasione. Purtroppo quando ci sono tanti corridori di classifica in una fuga diventa sempre molto complicato farla arrivare, però vabbè, ci abbiamo provato e ci proveremo ancora. La maglia rosa, la maglia